Siamo in collegamento Vincenzo Greco, direttore generale del Picerno, che è vice capolista, meno uno dal Taranto, ci si gioca tutto in 90 minuti. Buon pomeriggio, ben ritrovato Vincenzo innanzitutto. Buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito. Scusate se il collegamento forse darà qualche problema perché sono in viaggio. Noi ti sentiamo bene, Vincenzo. Ti sentiamo assolutamente bene. Come la vivrete questa settimana, questi 7 giorni che porteranno di fatto al bivio principale, anzi fondamentale? Una settimana come tutte le altre, ci dedicheremo a preparare la partita contro il Gravina, continueremo a lavorare come abbiamo sempre fatto e pensando di conquistare i 3 punti comunque contro una formazione che ieri ha ottenuto la salvezza, però una buona squadra. Faccio i complimenti a Gravina, al presidente che è presente in studio, al mister De Candia, che era uno dei profili che io avevo individuato nel sostituire mister Ginetti, solo che non avevo tanto tempo a disposizione per poter scegliere l'allenatore e ho optato per Paolo, che era stata la soluzione interna. Però devo fare i complimenti al mister De Candia perché ha ottenuto un risultato importantissimo. Ha tanto mercato, Pino Pasquale De Candia, poi ne parleremo del futuro del tecnico. 10 gare, 9 vittorie, 1 pareggio, un finale di stagione scoppiettante per voi. Dove l'avete perso, Vincenzo, quel punto di svantaggio che avete ora dal Taranto? Mario, noi l'abbiamo persa contro quel punto di svantaggio, ma non solo quel punto. Io recrimino per 5-6 punti che ci mancano in classifica, quei punti li abbiamo persi contro le formazioni ultime in classifica, per esempio nella partita di andata contro la Puteolana, dove eravamo in vantaggio per 2-0 fino al 90esimo e poi siamo stati raggiunti su 2-2 al 95esimo, così come la gara interna con il Sorrento che vincevamo per 2-1 al 93esimo, una carambola purtroppo ha portato alla squadra campana a pareggiare il risultato, così come la partita in casa contro il Casarano per un piccolo infortunio del nostro portiere, il Casarano ha raggiunto il pareggio al 92esimo. Sono questi i punti che un po' ci mancano in classifica, perché altrimenti oggi eravamo lì già a festeggiare la promozione in Serie C. Però questo cammino è un cammino esaltante. Dopo l'esonero di Ginestra, la squadra ha preso consapevolezza dei propri mezzi. L'allenatore con mister Langella hanno fatto un lavoro straordinario e hanno messo, come dire, in campo le loro qualità, la loro forza. La squadra l'ha dimostrato il proprio valore. Ultimi 90 minuti, allora Picerno contro Gravina, il Gravina è già salvo, il Gravina ne siamo convintissimi, comunque onorerà il campionato sino al termine. Taranto che andrà invece a Venosa contro il Lavello, contro una squadra invece in lotta per i playoff. È corretto dire l'insidia, non me ne voglia ovviamente Pino Costantiello, l'ostacolo più difficile è quello degli ionici, oppure negli ultimi 90 minuti è inutile fare questo tipo di discorsi? Mario, tutte le partite, questo campionato ha dimostrato che tutte le partite sono difficili. Come ho detto poco fa, noi abbiamo perso punti con le squadre ultime in classifica, quindi sicuramente il Gravina verrà a Picerno a fare la propria partita, così come l'ha fatta il Fasano ieri. Fino al 97esimo il Fasano ha cercato di pareggiare la partita, c'è stato veramente tanto agonismo in campo. Sicuramente farà la stessa cosa il Gravina, nonostante ha raggiunto ieri la salvezza, però le partite sono tutte difficili perché questo è un campionato particolarmente difficile dove le formazioni sono tutte attrezzate per poter far bene, quindi abbiamo avuto la consapevolezza che quest'anno nessuno ci ha regalato nulla. Noi continueremo il nostro percorso, faremo la nostra gara cercando di ottenere i 3 punti e poi magari con un orecchio ascolteremo un po' quello che è il risultato che ci arriverà dal campo di Venosa. Vincenzo, grazie e in bocca al lupo per domenica prossima. Grazie a Vincenzo Greco, direttore generale del Picerno. A presto. Grazie a tutti voi per l'invito. A presto.